Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi parliamo di cellule staminali. Cellule staminali che vengono utilizzate nel trattamento della disfunzione erettile e della malattia fibrotica del pene, cioè nell'indurazio penis plastica. Abbiamo portato in Europa, non in Italia, in Europa, un sistema di prelievo di cellule staminali dalla cresta iliaca. Prendiamo cellule staminali dal midollo osseo con una procedura estremamente veloce, estremamente facile, ambulatoriale. Andiamo a prelevare questo tessuto ricco di cellule staminali. Dovete sapere che il midollo osseo è utilizzato già da tantissimi anni nel trattamento delle malattie linfoproliferative tipo leucemie, mieloidi e così via. Queste cellule staminali, questo midollo che è ricchissimo di cellule staminali, le utilizziamo per trattare i problemi di deficit erettile di indurazio penis plastica. Il sistema si chiama Caver Stem. Siamo l'unico centro di riferimento a livello europeo che può effettuare questo tipo di trattamento. Siamo l'unico centro certificato dalla casa madre e questo ci riempie di orgoglio. I risultati, ormai sono 3 anni che effettuiamo questo tipo di trattamenti, i risultati sono veramente eccezionali. Utilizziamo la tecnica Caver Stem o da sola singolarmente o addirittura in combinazione con il Priapo Shot. Anche per il Priapo Shot siamo l'unico centro in Italia autorizzato dal Ministero della Salute, abbiamo un protocollo per il trattamento sui corpi cavernosi, abbiamo un centro trasfusionale di riferimento che ci autorizza ad effettuare questa procedura. È una procedura che prevede un'autotrasfusione, che vuol dire il sangue viene preso, viene separato, si separa il plasma, viene centrifugato e viene iniettato all'interno dei corpi cavernosi. È un vero e proprio autotrapianto, perché il sangue è un organo e quindi noi andiamo a fare un autotrapianto di un organo. Quello che dicevamo, la sinergia tra Priapo Shot, quindi tra plasma arricchito e cellule staminali prese dal midollo osseo, è un risultato, ci dà dei risultati incredibili da un punto di vista di trattamento, di soluzione del problema oppure di trattamento propedeutico ad effettuare un intervento chirurgico di impianto di protesi al pene migliore. Perché? Perché spesse volte i pazienti dopo una prostatectomia radicale, quindi per un tumore alla prostata, oppure dopo una fibrosi severa del pene, arrivano alla nostra attenzione desiderosi di effettuare un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente. Durante la visita mostriamo quella che sarà la lunghezza del pene dopo l'impianto con la protesi attiva e tante volte il paziente vedendo il pene arretratto, il pene accorciato, non è soddisfatto di quello che potrebbe essere il risultato finale. In quel tipo di paziente noi effettuiamo una terapia combinata con Caver Stem e Priapo Shot che ci permette di elasticizzare di più il pene. Nel giro di 3-4 mesi riusciamo ad ottenere un allungamento maggiore di un paio di centimetri, ma soprattutto un tessuto più elastico e compiacente che ci permetterà di effettuare una procedura chirurgica molto molto rapida per evitare quelle che sono le possibili complicanze, i sanguinamenti e il rischio di infezione durante l'intervento chirurgico. Bene, spero di essere stato chiaro, vi invito a mandare le vostre domande all'indirizzo email qui in sovraimpressione e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.